signora, siamo qui. Sì, buonasera. Siamo qui. Venga, venga. Oh, buonasera. Venga, signora, si accomodi, venga, siamo grazie. Qui. Grazie. Ciao. Che piacere. A tutti, vi abbraccerei tutti. Che piacere averla qui con noi. Sì. Non possiamo abbracciarci, è protocollo. Prego, signora, si accomodi. Buonasera, ben trovata. Grazie. Bene. Scusi, sono un po' confusa perché sì. È la prima volta che vengo in televisione. Ma non si preoccupi, stia tranquilla, insomma. Facciamo due chiacchiere così, in amicizia. Faccia finta di essere a casa sua. No, no, Brignano a casa no, dai. No, guardi, tra gravidanza, parto e maternità, cioè io è da più di un anno che non esco di casa. Vabbè. No, sono felicissima, sono solo un po' in ansia perché ho lasciato a casa il piccolo con mio marito, sì. Che è il papà. Bravo, è sì. Il papà, sì. Bravo, non è molto pratico. Ah, beh, lo so, d'altronde noi papà a volte siamo un pochino imbranati. Sì. Sì. Scusi. Cos'è? È lui, scusi, è mio marito. Sì. Posso rispondere? Sì. Perché ho paura che sia un'urgenza. Sì, vabbè, stiamo facendo l'intervista. Vabbè, risponda, sì, stiamo facendo l'intervista. Gaetano, ecco, siamo qui con la mamma dell'anno. Lo sento. Stiamo facendo questa intervista per chiederle alcune cose importanti. Ascoltami, allora lo metti a pancia in giù sul braccio, sì. Gli dai dei colpettini. Ecco, sono problemi domestici, diciamo. No, se è così, devi fargli la perettina, Gaetano. Noi che facciamo anche impegnata. Impari, anche se è la prima volta, amore, anche, dai. Sì. Sono da Brignano. La saluta. Grazie, grazie, sì, signora. Ciao. Lo saluti tanto. Scusi, è che imbranato. Può capitare. Bene, ecco, allora, mi dica. Allora, sì. Io le farei qualche domandina, sì. Va bene? Sì, sì. Allora, lei ha ricevuto il premio Mamma dell'Anno, sì. E si vede anche dalla sì, fascia. Sì. Eh? Sì. Come ha fatto a vincerlo? Boh, cioè, secondo me è stato per una mia frase. Che frase? Secondo me questa. Sì. Allora, perché essere solo una donna quando puoi essere anche una mamma? È una bella una perché? Frase. Perché? Perché? La risposta? Boh. Perché? No, non lo so. Io non lo so. No, non lo so, però è piaciuta molto a tutta la giuria di esperti. Pensi che c'erano gli psicologi, proprio i sociologi, le mamme, sì, le ostetriche, sì. E poi Malgioglio. Non ho capito. Poi c'era? Malgioglio c'era. Ma Malgioglio, sì. Quello, cioè Cristiano Malgioglio, sì, quello col, sì. Col ciuffo. Era il presidente. Era il presidente lui. Sì. E pensi, degli esperti. Sì, Brignano, è successa una cosa pazzesca. Sì. Che praticamente Malgioglio ha litigato, sì. Con una mamma perché lui non le credeva. Sì. E lei gli ha tirato il bambino. A Malgioglio? Come gli ha tirato, sì. Il bambino? Cioè, sì. Ha preso il bambino, sì. Ma si è fatto male. Ma guardi, poveretto, l'ha preso in fronte Malgioglio, no? Però poi è un po' così, ma poi sta bene adesso. Ma non Malgioglio, dico, si è fatto male il bambino. Ah no, no, ma no, quelli rimbalzano, quelli sono di gomma. Sì. Sì. Io volevo farle una domanda relativa. Guardi, mi dispiace, mio marito, che? Scusi. Ho capito, ecco. Però stiamo facendo intervista. Gaetano. Sì, siamo qui appunto in devi, compagnia. Devi fargli la peretta, Gaetano. Mamma dell'anno 2021. Gliela metti nel culo, hai capito? Sì. Sì. Stiamo facendo questa intervista per... Gaetano, attento, che schizza me. Delucidazioni problematiche, casi appunto. Gaetano, non sporcarti la camicia che tu appena lavato e stirato. Lei è hai capito che suo compagno, suo marito. Tutto a posto? Tutto a posto? Sì, 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 sì. No, a posto, perché quando io non ci sono lui è un po' perso. Sì, un senta, comunque, io ho scritto anche un libro. Ah, anche? Sì, vuole vederlo? Va bene, vediamo. Aspetti. Però deve levare le dita dal titolo. Eccolo. È bello essere ma aspetti, faccia vedere. Dia sto, è lì, è lei. Il bello di essere mamma clax avavas. Ma non si capisce. Che titolo è? Non si capisce. Si è accorto? È stampato, si vede. No, sì. Quello mio dire? Figlio, perché sì. Quando l'ho mandato in stampa ce l'avevo in braccio e ha schiacciato i tasti a caso con quelle ditine. Gliele spezzerei quelle ditine. I bambini tante volte. Guarda.
ricordi? C'erano tante dita, quelle sì. ditine lì. Sì, sì. No, sante. Sante, sì. I figli sono un dono del Signore, sì, certo, vero? Sono sì. un dono del Signore. Sono certo. dei doni, figli. Sono dei doni, Brignano. Certamente, sì. sì. Diciamola, no, tu, no, tutte le neomamme, sì. ecco. Che hanno sì. bisogno di aiuto, ecco, spieghiamo a quelle che hanno bisogno di aiuto, diciamolo, perché sì. no, il periodo dopo il parto è un periodo comunque complicato per le donne. Complicatissimo, esatto, spieghiamolo, sì, dice, lo spieghiamo che è un sì. periodo complicatissimo, sì. bisogna avere tanta tanta pazienza, sì. bisogna essere rilassati, calmi, proprio Perfetto. Affettuosi, perché i bambini sentono tutto. Sentono tutti questi, sono veramente sono cose straordinarie, consigli d'oro da prendere, segnare, perché sì, bisogna essere calmi. Tutti. Brava, brava la sì. signora Maddalena. Grazie. Veramente sono. Ma cosa cambia? Ecco, una domanda sì. secondo me volevo porle. Cosa cambia quando una donna diventa anche mamma? Cosa cambia? Cambia tutto. Cambia tutto. Cambia tutto. Tutto diventa più bello. Più bello, vedi? Vedi la bellezza e, tante volte di diventare sì, mamma. Diciamo, la vita ha proprio ha un senso. Ha un senso, la vita ha sì, un senso, questo sì. è bello. E dimentichi tutto il resto. Tutto il resto. Dimentichi gli amici, gli aperitivi, le cene, vabbè, le feste, per un periodo, no? per un piccolo sì. sacrificio, per un bambino si può fare, no? Uno dimentica sì, gli amici. Sì, un Brignano. Sì. È un piccolo sacrificio che uno sacrificio. Può fare, anche perché i figli sono dei doni, l'ha detto lei, no? Sì, sono dei doni. Dei doni del Signore. No, è che a volte proprio uno preferisce anche un braccialetto, non so per dire, però bene, senta. Sì. Io, scusi, io non mi ricordo ancora. Signora, che c'è? La mia amica Giada. Sì. Che mi diceva, non riesco neanche a farmi una doccia da quando ho un figlio. E io, Giada, e non riesco a farti una doccia. Che cocchio sei, che cocchio è, non far solo ti fai la doccia. Sì. Piange, sì. lasci piangere. Sa, io chiedo scusa a Giada adesso. Ma sa che io non riesco a lavarmi due ascelle insieme. Sì, il lunedì mi lavo la destra, così, il martedì signora. Mi lavo la sinistra. Signora, però non la prende così. Senti, mi ero lavata l'altra stasera. Senta che roba. Signora, non faccia così, signora. Adesso, signora, per favore. Ha un crollo nervoso. Su, si calmi. Adesso noi... io possiamo, regia, possiamo... sì. Non faccia così, signora. Signora, madonna santa. Signora. I figli sono un dono del Signore. No, ma ha messo un po' una... È tanto bello avere dei figli. Ecco, adesso la riconosciamo. È bellissimo, sì. è bellissimo Brignano. Io la trovo un pochino stressata, no, a dire la verità. No, va bene. Tranquillo, come dicono i latini. Come dicono i latini? Mens Xanax in corpore Xanax. Beh, non era proprio così. Ma sa così. Che è, guardi, è perfetto. Sì. Ali, dai, è il telefono al marito. Scusi, Brignano. Sì. Scusi. Gaetano! Adesso la signora Gaetano. È un po' stressata, però stavo facendo ascoltami. Un'intervista, signora. Ascoltami, sono via da mezz'ora, mi hai chiamato già 10 volte. Pubblica. Gaetano! Stiamo facendo questa intervista... Sono da Brignano! Sì, lo facendo, so che ti fa cagare, Gaetano! No, che ma cosa che... Ascoltami, no, mi hai invitato, sono buona, signora, la mamma dell'anno, signora, cazzo! Sì, adesso lei la mamma ha vinto, perché la pazienza, la cosa era importante... Ma è molto importante, bisogna essere sereni quando si ha un bambino e adesso, no, Madonna, non che possiamo tagliare, per favore, capito? Magari siamo, andiamo sul blog. Ma se, signora, però... Scusi! Madonna mia, vuole un po' d'acqua? No, l'acqua, Brignano, dai, voglio la grappa, ce l'ha una grappa in camerino! Non ce l'ho la l'acqua. Grappa, noi non pensavamo, noi pensavamo all'acqua gassata, pensavamo una cosa così. Non ce la faccio, non ce la faccio più! Ho capito, però allora non so porti il telefono. Gaetano, così. Scusate, figlio, allora non ce la fa. Io no, adesso dai, signora, per favore. Le signora, passo Brignano, no, ti passo Brignano, vai, dai. Signor tu. Gaetano. Dai! Sono Brignano, aspetti, signora. No, no, guardi, diceva. Ma non lo aspetti, so io, signora, dai. Gaetano, aspetta! Ma non ti cazzo pure a me! Aspetta! Signora, aspetti un attimo!